Eccomi qua ragazzi, che ovviamente oggi siamo su un altro video di Alice Madness Retro. Ragazzi, mi mancava, devo essere sincero, perché veramente un gioco della madonna. Complimenti veramente per l'autore. E comunque ragazzi, eravamo rimasti che stavamo raccogliendo i pezzi per il cappellaio. Ci mancavano, se non sbaglio, le braccia. Sì, se non sbaglio le braccia, infatti sì, se vedete questo capitolo io non lo, mi sembra che mi ero dimenticato che avevamo preso anche le gambe. E a un certo punto dico, infatti ho un dilemma, ma un dilemma che si è risolto. Quindi abbiamo comunque sia ragazzi tutti i pezzi del cappellaio. Adesso lo vedrete, perché comunque sia con questo capitolo completeremo il cappellaio un'altra per tutte. E vediamo cosa succederà ragazzi. Vi lascio al video, prego. Eccoci qua con Sventest ragazzi. Continuiamo. Sventest, saluta, prego. Salve ragazzi. Salutano anche i cani di Sventest ragazzi. Sono i suoi cani. No, non sono i miei. E dettagli. Allora ragazzi, qui c'era non mi ricordo se siamo arrivati l'ultima volta. Comunque sia, ci dice che dobbiamo usare il macina pepe, che a questo punto non so che cosa potrebbe servire. Immagina. Oh, ok, lo indica qua. C'è uno stregatto, c'è un topo, c'è l'immagina pepe. Vediamo un po' che succede. Oddio, che è? Che cazzo è sta zona? Dov'è il stregatto? Ah, ciao stregatto. Nervi saldi. Salta sul primo sfiato, poi sul successivo e sfrutta le correnti ascensionali. E in italiano significa? Va bene, comunque tranquillo, penso di aver capito. Vi devo sparare qua ragazzi, salire su dove salirò, salirò fino a quando sarò solamente impresso nella mente. Comunque ragazzi, nel dubbio, punto lontano. Esatto. Andiamo di qua subitissimo, andiamo a sparare col macina peppe. Il macina peppe, Sven. Che bello ragazzi, che bello. Ma che ne sanno i veri paesi delle meraviglie? Sbatti le altre due testate contro la parete, così almeno ci spacchiamo il muso. Che bello ragazzi. Andiamo qua. Za za za. Andiamo tutte queste cose, facciamo... Ma come ti permetti, scostumata? Sentivo una cosa strisciare orribilante, ma non pensavo che fosse lei. Va bene, andiamo da questa parte. Abbassiamoci piano piano come lo scorre il gioco, okay, perfetto. Dove dovrei andare in teoria, che non ci sta un cazzo, non ci sta. Ok, no, invece c'era, non lo vedo io, perché io sempre le cose non le vedo. Ecco fatto. Era? Ah, da questa parte. Prendiamo i dentini della fata turchina e andiamo a mettere il cappellino qua. Boom. Stregatto, cosa c'è? Dicono che i gatti abbiano 9 vite. Spero che valga anche per te, amici. Sì, perché infatti in effetti io sono un gatto e quindi è normale queste cose, questi... Giustamente, è normale. Allora, ti giriamo la valvolas. Ci sta una cosa brutta, orribiliante. Vieni qua, madonna, madonna, madonna. Madonna, per quanto non cadeva, io veramente lanciavo i controller con tutta la sedia. Ok, da questa parte ci sta un ricordo là sopra, ragazzi. No, è una bottiglia, non è un ricordo. Vabbè, siamo là, uguale, stessa cosa. Proprio identica. C'è un tizio con la forchetta che ci vuole mangiare. Ciao, come stai? Ma voi dovete scostumato che non siate. Scostumato da facci. Tocca a noi, caffettiera. È finito? Te lo cavo quell'occhio di merda. Grazie. Questo. Ta. Ta. Funghetto. Ok, perfetto. E qua, ci siamo, andiamo da questa parte, sta tutto tranquillo, vediamo cosa c'è qui. Qui ci stanno dei conigli, perché sto faccia di coniglio c'è sempre? Decadenza, sprechi eccessivi, basta con la follia del cappellaio. Tutto chiaro. Salve, e voi chi cazzo siete? Io gli sto sparando a questi due, non so chi siete. Cioè, cosa sono? Che cazzo sono sti cosi? Non ci facciamo domande, andiamo avanti, il paese delle meraviglie è sempre una cosa molto bella. Cos'è quel cos'è? La tua presenza non è gradita. C'è un topo con le rotelline! E tu sei un fastidio intollerabile. Ci sta poi una... Qualcuno piace caldo, ma a nessuno piace così caldo. Cioè io, vabbè, prima il coniglio, mo il topo, il prossimo cosa sarà? Un rinoceronte, che criceto. Ne so? Esatto.
cose strane succedono nel paese delle meraviglie, ma tocca a Alice proteggere la sua nuova famiglia. Che in realtà l'ha bruciata, quindi vedi un po'. Vedi qua, che subito veniva il dentino. Mi servono questi dentini, servono per 6.000 armi, ragazzi, avete visto anche voi. Ci sta nel frattempo una lava che scende. E sta mamma che spara pure, però vabbè. Mi sposto. Aia, mi hai preso buttana tua sorella, ok. Madonna. Mi arriva da, mi prende da fin qua? Diciamo che non mi prende, forse. Questo qua però sì. Carica sta cazzo di arma, veloce zia, vai, veloce. Piattaformes. Lava di merda. Aia, aia, tua sorella bruciava i bambini verdi, ok. Cioè, mi sono cotta nel frattempo. Ora ragazzi, non vi preoccupate che abbiamo qua i fiorellini che sicuramente ci cureranno. Oh, dove merda. Ok, visto. Non ti avevo visto, zio. Vai, vai. C'è pure un bacio. Ma che sei bello, un verme di merda. Dai, dai fiorellini, ecco, dammi i fiori che mi devo curare, dai. Dai, buono perché ti accoltello le ginocchia. Mi serve molto di più la lama, ragazzi, ecco perché potenzierò la lama come prima cosa. Fammi vedere che c'è qualcosa di interessante qui nei paraggi. Ci sto a capire un cazzo, ve lo giuro. Ok, facciamo così, giriamo la valvola, dai. Per corso, per sicurezza noi la giriamo, perché comunque è una cosa che si deve girare. Beh, che non è che sia così importante, sto per schiacciarti. Questo topo mi sta sul cazzo, onestamente. Stia Arlitto la può accompagnare solo. Comunque va bene, avanti con avanti con l'industria. Ah, quelli sono dei. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Non ci facciamo domande, ragazzi. Andiamo avanti nel gioco senza di farci troppe domande, perché sennò Alice si incazza. Perché sono rimasta bloccata? A caso sono rimasta bloccata, vabbè, ok. Nel frattempo che mi stanno sparando faccio una cosa molto bella, faccio così. Minchia, ok, ci siamo fatti, ci abbiamo fatto, che è questa cosa? La strada meno battuta non si può più negoziare. Ma che sta dicendo? Ghiro! Ho letto giuro, però va bene. Ok, io non ho capito che devo, dove devo andare e cosa devo... Ah! Giusto, ho dimenticato che Alice si immagina le cose e accadono. Ok. Avete finito con sta lava di merda? Fermati. Qua dice che ci sta Alice che scanna tutti. C'ha ragione, ragazzi, in effetti non è quello che stiamo facendo. Quindi, vabbè. Che me lo indica a fare? Cioè, che me ne frega a me di ste cose. C'è una caffettiera incazzata, ok? Due caffettiere incazzate. E anche, non solo caffettiere, ma anche merda incazzata. Salve, che ci fate voi due mezzi coglioni? Perfetto, vi siete colpiti a vicenda, siete dei geni, ve lo devo dire. No, state qui in mezzo, così se mi sparano almeno colpiscono a voi. Spara, bravissima, così caffettiera di merda. Dai, ne dei ceffoni nell'occhio. No! Ora! Fuori una! Mi ha preso, mi ha colpito la gonna, non mi aveva fatto... Madonna, tingonno! Tingonno! Vieni qua! Ma crepa! Assurdo! Perfetto, si è rotto l'orologio, perché se non ammazzavamo sta gente l'orologio non si rompeva. Lo faccio da mezz'ora con sti cazzo di orologi, vedi un po', non è che me lo devi dire di 2 secondi. Dimmi cose più serie che non so, magari. Che cazzo è? Oddio, questo coso con le braccia è orribile. Ragazzi, c'è una piattaforma. Se devo, sì, devo saltarci, mi sa. Devo saltarci. Non devo saltarci così, però, come la cretina. Quindi, attenzione. Madonna. Oddio, ragazzi, veramente è inquietante questa cosa. Ok, perfetto. Cioè, scadevi, ti lanciavo l'orecchio, ti lanciavo, ok. Avanti con l'industria. Sì, avanti con la merda pure, sicuramente. C'è qualcosina intorno, vediamo. C'è un coniglio, che bello. Questi murales dei conigli sono veramente meravigliosi. Che non so che cazzo sia il senso di questa cosa dei conigli. Devo ancora capirlo. Perché non serve a niente, non è che dici. Che cazzo ci fa tu qua dentro? Vaffanculo. Giriamo la valvola, vediamo che succede. Ti tipo vai a puttare il paese delle meraviglie, tipo. Andrò oltre, mi occuperò di te più tardi. Io voglio capire perché.
nostro grande piano. Io voglio capire perché in questo paese delle meraviglie l'unica normale è la stessa che l'ha creato, ovvero Alice. Il che è tutto un dire. Quindi andiamo avanti comunque sia. Quindi ci stanno tutte le cose sistemate. Bisogna andare dove stava il topo di merda. Steer Little. Giriamo la manovella. Quelle sono le braccia, quelle sono le braccia del cappellaio, non so se te ne sei reso conto. E ora torniamo nella Munnez, che sarebbe il posto dove ci sta il cappellaio. Perfetto, il cappellaio sta nella fogna. Buttati Alice! Fuuuuh! Il salto più immoviola del mondo, veramente. Io non so come mai, ma c'ho un brutto presentimento che poi alla fine bisogna affrontarlo. Il cappellaio? Non ha senso, è il nostro amico, se veramente l'ha affrontato due calci in faccia. Lo so. Cioè, dopo lo costruisco devo pure rismontare a scaffi, no, dai. Dai zio, ma cosa sono le gambine? O ci sono già forse? Non mi ricordo. No, le gambe sì, ci sono. Perché non le vedo? Ah, eccole, è in ritardo, ok. Perfetto, dai, abbiamo un cappellaio molto sano adesso. Ah, il cappello, non poteva mancare. Se no, perché senza cappello che cappellaio? Il cappello più grande la prossima volta, il cappello che arriva nel cielo. Del treno dannabile. Il treno dannabile, madonna mia. Si è detto che mi secchiacci a botte di cappellaio. Quello che sono, mi sento una molla non smollata, una rotella non corrosa, una scheggia di metallo incontaminata che si impensa nel tuo occhio. Rispondi. Sì, ma infatti brava, rispondi perché sto soffrendo. Sì, sta soffrendo molto anche. Oh, l'effetto. Che succede? Quali sono le nuove regole? Ma piano con quel bastone, sì, Solo una soffia. La via di casa per chiedersi chi. Chissà come regolare le regole. Con un regolo, regole crudeli. Una risposta normale non ce l'avremo oggi, vero? Devo lasciarti a pezzi. Ecco appunto, forza. Brava. Il minimo che puoi fare è aiutarmi a scoprire cosa succede. Il cappellaio in realtà è Superman! Che prende Superman, tu hai visto? E la Madonna. C'è Crash Bandicoot di differenza, può solo emozionarsi con questi salti. Se noi possiamo adesso concluso qui l'episodio, perché anche stavolta abbiamo composto il cappellaio. Perciò adesso dalla prossima video in poi vediamo un po' dove ci porta questo cappellaio molto sano di testa. Con un cilindro più grande di lui, un cilindro più grande di lui, ma questo è un piccolo dettaglio. Smettesso, sai cosa fare? Certo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così ovviamente mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate pure la campanella per non perdervi insomma poi altri video che vi arriveranno, poi le feed se, sempre YouTube se vuole. E niente, poi in descrizione come sempre trovate tutti i contatti per contattare Zigzag One Trunk, anche il link della pagina Facebook, mi raccomando mettete mi piace, seguiteci che è molto importante, anche il link per donazioni per chi vuole fare una piccola donazione. E io come sempre Sventess vi mando un forte abbraccio e mando la parola finale a Zigzag One Trunk. Bravo Sventess. Allora ragazzi, raccomando, come ha detto Sventess, avete tutti i social, vedete in descrizione, la pagina Facebook è molto importante, sempre sulla descrizione. Se non sono ancora iscritti, noi ci vediamo in un prossimo video.